Cammina. D'angoppa all'urto sembra una formica per trattura. Annanzi a rete, mattina e sera, a scegne la mattina e renghiana la sera sudata e stanca. La zappa angolla e pede innanzi pede, tranca tranca. Zminca e calda, frisca e richiuma, zminca e fritta, zappa e mescal. D'estate e d'entraverne, sempre la stessa via, is, la zappa e la fatia. Una volta all'anno, goppa le spalle, una sacchetta di grana, lo tozzo di pane, la zappa per magnè, le pane per zappà. Poi, una bella mattina, zeminga sbagliata la via, per gli atti che la di Santa Lucia. Portata a quattro. Il castello Devoli di Castropignano, un maniero che nasce lungo le vie della transumanza. È un luogo a strapiombo sulla vallata del Biferno, quasi un balcone sul Biferno. Sono tante le leggende attorno al castello di Castropignano, ma quella che lo caratterizza di più è la leggenda di Fata. Fata era una bellissima pastorella e il duca si era invaghita di lei. E tentò in tutti i modi per averla, per cercare di raggiungerla, ma Fata, il suo cuore era di Antonio. Il duca, per poter portare al termine il suo volere, si avvalse dello Ius Primae Noctis, ma lei preferì, diciamo, la morte, raggiungendo questa roccia e buttandosi giù dalla roccia pur di non sottostare all'onta di questo duca. E pare che nelle notti di luna piena, quando il vento attraversa le finestre, porti ancora l'eco di Fata e del suo canto ammaliante. Ci troviamo a Rocca Spromonte, frazione di Castropignano, nella località sacra, la Madonna del Peschio. Una zona dove possiamo visitare, un luogo dove la natura e la sacralità si uniscono senza pareti.
pochi metri dal centro abitato, possiamo facilmente visitare la Grotta di San Michele, un luogo che nasce lungo le vie della transumanza e lungo le vie della sacralità. Castropignano, un borgo a 612 metri sul livello del mare, nasce sulle vie erbose della transumanza e caratteristica è la sua accoglienza all'ultima famiglia vera di transumanti, che è la famiglia Colantuono, che a fine maggio compie la sua migrazione verso i pascoli montani.